All'interno della Fiera di Padova, Claudio Casorati e dottor Aldo Pagano. Siamo in uno stand dove si riporta intanto una cosa bellissima. Amo l'Italia, restauro l'Italia, ma cosa vuol dire? Allora, io sono il presidente di un'associazione Ollus che si chiama appunto Amo l'Arte e Amo l'Italia. Insieme ai soci fondatori di questa associazione abbiamo messo in piedi un progetto, abbiamo un progetto ambizioso da voler realizzare. Il progetto si chiama Gli italiani restaurano l'Italia. Attraverso l'abbinamento arte eccellenze raccogliamo fondi per il mantenimento e la salvaguardia dei beni culturali italiani, che a noi piace considerare l'oro d'Italia e quindi come tale va conservato non tanto per la nostra generazione, ma per i nostri figli, le generazioni a futuro. I beni culturali italiani, come tutti sanno, è la prima fonte di introito, diciamo, la prima ricchezza dell'Italia. Do solo un dato, in modo per dare gli elementi di paragone. Mentre l'agricoltura, che è una cosa importante nel nostro paese, rappresenta il 2% del PIL nazionale, i beni culturali ben il 12-13%. Questo fa capire l'importanza che hanno i beni culturali nel nostro paese. Ora, in un momento di crisi, soldi pubblici ce ne sono pochi. E allora noi ci rivolgiamo ai privati, a quanti amano la loro terra, amano l'Italia e vogliono attraverso questo progetto darsi da fare per salvaguardare questo ricco patrimonio di cui gode l'Italia. Allora, vado a leggerla perché è una cosa molto bella. Le cose migliori si ottengono solo con il massimo della passione. L'ha scritto Goethe, è una cosa molto importante. Ne parliamo con Riccardo Beccaro perché siamo nello stand delle Querce. Mi deve spiegare perché questa cosa è veramente di attinenza massima, perché il vino è una passione. Beh, quello sì, cioè se si fa un lavoro si cerca di farlo con la massima passione. Noi da due generazioni che facciamo vino, siamo un'azienda dei coniugani, da due generazioni appunto facciamo vino, questa con me è la seconda e da quando abbiamo iniziato a produrre abbiamo sempre fatto il nostro lavoro con passione, la sentiamo nel sangue ed è il nostro lavoro insomma, ecco. Ecco, potrebbe essere anche una cosa utile, per esempio, andare a ricordare che è fatto il cartello come fosse una visita oculistica, quindi vuol dire che il vino non fa male alla vista. Assolutamente no, se il vino è prodotto dall'uva non fa male, non ci si ubriaca, ce ne si può bere finché si vuole e alla fine E alla fine, insomma, tutti contenti. tutti contenti, si ride, si scherza, ma non ci si ubriaca. Ecco, le particolarità dell'azienda, qual è il top? Ma diciamo che noi facciamo poca produzione, però abbiamo quasi tutte le tipologie dei coniugani, a partire dal fior d'arancio appunto DOCG, che dall'anno scorso è diventato un DOCG, poi abbiamo il prosecco, abbiamo il bianco, vari rossi, dal Cabernet al Merlot al Bianco Colli, e la capienza della nostra azienda è un 7 ettari. E le etichette personalizzate? Le etichette personalizzate sono uscite da un'idea di un amico che ci ha chiesto appunto un'etichetta per loro e da lì abbiamo preso lo spunto e vediamo che insomma l'etichetta personalizzata attira la gente ed è sempre più richiesta. Alla salute, ovviamente, anche di Caffè 24. Grazie. Nel nostro girare i vari padiglioni ci siamo imbattuti nello stand dell'ARI, che è l'Associazione Radio Amatori Italiana, e con me c'è Andrea. Ciao Andrea. Ciao, buonasera. Allora, innanzitutto siamo venuti a vedere un po' che cosa fate voi oggi, innanzitutto se c'è ancora bisogno, al di là dei cataclismi che accadono, ahimè, c'è sempre l'intervento dei radioamatori, lo sappiamo. Però essere radioamatore oggi è ancora fondamentale. Sì, è fondamentale. Questo perché? Perché proprio in caso di cataclismi, cioè, diciamo, facendo le corna ovviamente che non accadano, quello che cade per prima sono le comunicazioni normali, quindi il cellulare, il telefono, in quel momento interveniamo noi. Infatti anche nell'ultima alluvione che c'è stata qualche anno fa hanno chiamato proprio noi per andare a sopperire a quei collegamenti radio, a quei collegamenti comunque che non potevano essere effettuati con i normali sistemi di cellulare oppure anche fonia normale, telefono. Senti, mi spiegavi prima che priorità sicuramente dei sistemi di comunicazione del radioamatore è il fatto che comunque
si usa molto la bassa tensione, quindi 12 volt, quindi utili per essere pronti a usare le batterie dell'auto piuttosto che... Certo, questo è fondamentale, cioè avere una stazione di emergenza a 12 volt, una radio che anziché essere collegata alla rete di 220 volt di casa, si può collegare una batteria dell'automobile, è perfetto perché mi permette di prelevare la batteria di un'auto e di continuare a utilizzare la radio. Ecco, le frequenze utilizzate dai radioamatori sono frequenze assegnate dai vari stati e dai vari governi di tutto il mondo. Esatto, esattamente. Sono frequenze uguali in tutto il mondo praticamente, cioè ogni radioamatore sa che in quella frequenza, in qualsiasi altra parte del mondo, troverà altri radioamatori che l'ascolteranno e con cui poter parlare. E ad esempio andiamo da questo apparato che copre la frequenza delle HF, quindi andiamo diciamo da 0 a 30 MHz, anche un po' oltre, e che è un grande apparato da 200 watt, ma non è portatile, si può vedere, pesa 16 kg, quindi è abbastanza pesante. Mentre abbiamo un altro HF, questo qui, che con una potenza di 100 watt è portatile e copre addirittura 4 tipi di frequenze, le HF, le VHF e le UHF, quindi è l'ideale per un'emergenza. E c'è anche per il radioamatore di oggi l'avvento del digitale. Del digitale, abbiamo un esempio qui di una radio digitale, praticamente cosa fa? È la radio che però si collega anche in internet, quindi tramite questa radio possiamo andare in internet. Ecco, una cosa che può mantenere comunque sia la parte analogica che la parte digitale. Assolutamente sì, certo, è proprio fatto per questo. Quindi ecco che a questo punto se manca la parte digitale c'è la parte... Comunque... Internet e viceversa, è ridondante la cosa. E a questo punto possiamo essere pronti come radioamatori a dare, diciamo così, l'assistenza necessaria. Abbiamo, tramite i ponti radio, ponti ripetitori, abbiamo la copertura totale con qualsiasi tipo di sistema di comunicazione, dal computer, come potete vedere qui, alla fonia con il classico microfono del radioamatore. Vedevo prima che appunto qui con il digitale ci sono addirittura radioamatori che arrivano per esempio dalla Russia e comunicano tranquillamente con amici del Lazio. Esatto, questo esempio è un sistema di comunicazione digitale tramite la radio e potete vedere ci sono tantissimi radioamatori, tipo ecco il secondo è un radioamatore russo che sta facendo una chiamata verso altri radioamatori, quindi e con pochissimi watt, 50 watt, si può comunicare con tutto il mondo senza usare la voce, semplicemente col computer. IK3 Alpha Fox Bravo, IZ3 JJD che trasmette, quanto mi ricevi? Sì, benissimo, ti dicevo molto bene, segnale 9, radio 5, perfettamente, fondo scala, segnale buono, saluto tutti allo stand Ari Padova, sezione di Padova, e un buon pomeriggio a tutti, a te di nuovo. Riprende IZ3 JJD, grazie, ti salutiamo anche noi dalla fiera di Padova, è stata una prova di trasmissione, è qui K3 JJD per IK3 AFB, rimani in ascolto, grazie, ciao. Bello ricevuto Andrea, grazie. IK3 JJD per IK3 AFB, un saluto ancora cordiale a tutti lì allo stand della sezione Ari di Padova. Buon pomeriggio a tutti, grazie, ciao. Nel settore sport, al padiglione dedicato appunto alle attività fisiche, non poteva mancare Padova Ring, la più gloriosa società pugilistica di Padova. E qui con me ho il presidente Nicola Bortolamei e l'istruttore Massimiliano Sarti. Allora Nicola, dicevo, non potevate mancare voi qui in fiera per grandi dimostrazioni e anche oggi avete organizzato degli incontri. Sì, è un evento importantissimo, tutti in fiera, un padiglione dedicato allo sport. E non potevamo mancare con il pugilato, abbiamo organizzato questa due giorni, due riunioni di pugilato oggi e anche domani, pertanto dalle ore 12 fino alle ore 16-16.30 anche domani saremo presenti con incontri di pugilato, questo per promuovere il pugilato chiaramente nella città di Padova. Sono presenti quasi tutte le società del Veneto proprio per questa attività di promozione alla nostra attività. Giustamente tu parlavi di promozione, io direi che la box è in continua crescita, c'è un ritorno agli antichi fasti, no? Sì, effettivamente negli ultimi anni il pugilato sta crescendo anche in maniera esponenziale con delle percentuali importantissime perché
negli ultimi 3 anni 30%, 20% e 30%, soprattutto grazie anche all'attività femminile, perché le donne si stanno prodigando a questa attività, stanno entrando nelle palestre e l'attività, appunto, che poi vedremo anche qui, ci sono 3 incontri di pugilato femminile, stanno facendo in modo di far crescere e portare poi anche tanta gente nelle palestre. Complimenti allora a Nicola, ma Massimiliano Sarti, figlio d'arte, ormai non ha bisogno di presentazioni, grande istruttore del Padova Ring. Diceva giustamente Nicola, il box femminile in notevole crescita. Noi abbiamo 2 ragazze molto promettenti già in giro delle nazionali, che è la canonica Alessia, che stasera ci cimenterà, e che è stata di recente, ha partecipato agli europei youth, e adesso quest'anno si è classificata medaglia di bronzo ai campionati italiani. Abbiamo grosse speranze nei suoi confronti, assieme all'altra vice campionessa d'Italia Silvia Bortotte, che deve rientrare a giorni a combattere. Allora, sappiamo che tu sei un gran lavoratore, un amante della box da sempre, ormai proprio perché ce l'hai nel sangue, dicevo appunto figlio d'arte, tuo padre grande campione del passato. Certo, ho ereditato l'esperienza di mio papà cercando di portare avanti questa prestigiosa società, che è presente dal 1948, più di 70 anni di storia, e quindi siamo arrivati terzi in Italia per 2 anni di fila, quest'anno stiamo cercando di arrivare al primo posto davanti alle gloriose Marcianise, una società storica di Napoli dove ha sempre sfoggiato grossi campioni, e noi quest'anno vorremmo riuscire a superarla, quindi un grosso traguardo ambizioso e ce la stiamo mettendo tutta per arrivare primi. Allora, per gli amanti della nobile arte, così è chiamata il pugilato, vogliamo ricordare gli appuntamenti qui in fiera oggi e anche domani, come diceva Nicola, c'è la possibilità di assistere a dei bei incontri? Sì, oggi abbiamo il nazionale Festosi Davide, che è stato chiamato alle World Series, che è un circuito a livello nazionale, e abbiamo la canonica, come abbiamo detto, e i giovani juniores, che sono le nostre promesse per il nostro domani. Da non dimenticare l'attività che facciamo in palestra, che dal prossimo mese inizierà il martedì e il giovedì il corso per bimbi dagli 8 ai 12 anni, quindi stiamo lavorando molto sotto il settore giovanile, perché è il futuro. Quindi un grande lavoro anche per reclutare, no, nuovi candidati pugili. La passione c'è da parte tua e ovviamente mi sembra che anche da parte dei giovani di oggi ci sia un interesse. Sì, i giovani lavoriamo molto anche e soprattutto sotto l'aspetto sociale, perché leviamo ragazzi da situazioni abbastanza complicate sotto l'aspetto caratteriale dei ragazzi, e stiamo ottenendo degli ottimi risultati, quindi continuiamo sempre per questo sport, per insegnare il vero valore di questo sport, che sono la dedizione, che sono la fatica e soprattutto saper entrare all'interno di regole, che sono la base di tutto, della vita anche. Ecco, allora ricordate, al padiglione dedicato allo sport c'è il ring di Padova Ring, esibizioni continuamente tutto il giorno fino a sera, quindi non potete mancare, venite a trovarli qui a Tutti in Fiera a Padova. Girando per i padiglioni di Tutti in Fiera ci imbattiamo in una simpatica attività, quella dello shiatsu, che va molto di moda in questo momento, e stiamo parlando con un'istruttrice di shiatsu, appunto Letizia Cera, che fa parte di un gruppo il cui nome è lunghissimo, adesso non lo ricordo più, me lo dice lei. Ok, Associazione Il Centro, Scuola Internazionale di Shiatsu, a Roncaglia di Ponte San Nicolò, via Guido Rossa 12. E noi come scuola formiamo operatori shiatsu sia con corsi amatoriali che con corsi professionali, e non a caso adesso stiamo seguendo un corso introduttivo di shiatsu, ovviamente dimostrativo e gratuito,
dove le persone lo possono sperimentare per un'ora e mezza con delle tecniche di base. Allora, ecco, il nostro cameraman infatti sta inquadrando un vostro esercizio. Questi sono corsi gratuiti che effettuate, proprio dimostrativi per la fiera. Esatto, e poi noi comunque proponiamo dei corsi che inizieranno adesso qua a novembre, in modo specifico però la cosa più importante è il corso a weekend che inizierà l'11 e il 12 gennaio e la persona potrà scegliere se fermarsi dopo l'amatoriale con due weekend oppure proseguire col professionale per diventare un operatore. Ecco, allora rivolgetevi a questa, possiamo chiamarla palestra, neanche palestra, come possiamo chiamarla? Ma allora è un'associazione ovviamente culturale che promuove questi eventi, ovviamente soprattutto per lo shiatsu, ma anche con altre tecniche che possono essere complementari sempre sul corpo, come per esempio avremo l'incontro il 20 di dicembre con le campane tibetane, proprio per andare a riequilibrare tutti i centri energetici del nostro corpo che comunicano con i meridiani. Quindi andremo proprio a dare questa possibilità di sperimentazione alle persone. Allora, stiamo parlando di un settore molto affascinante naturalmente, e quello che si ricava da un'attività di questo genere è la rilassatezza, la tranquillità. Sì, allora lo shiatsu ha questa grande capacità di lavorare su tutto il corpo per riequilibrare proprio l'insieme, quindi corpo, mente, emozioni, quindi c'è questa visione olistica del corpo che deve essere riconsiderata ovviamente. Le persone vedo che si stanno sempre più attivando in questo, la nostra scuola ovviamente è molto anziana, quindi ecco anche questa, la solidità. È una garanzia secondo me. Allora vogliamo ricordare dove vi trovate, il vostro indirizzo e soprattutto quello che fate. Ok, allora ricordo, noi siamo a Roncaglia di Ponte San Nicolò in via Guido Rossa 12 e quindi promuoviamo questi corsi amatoriali e professionali di shiatsu per futuri operatori. Grazie. Bene, andiamo da un'altra parte, continuiamo il nostro giro tra i padiglioni, qui tutti in fiera, seguiteci. Andiamo a conoscere una disciplina particolarissima. Sono qui con Claudio Zilio, che è responsabile veneto per la federazione della Vovinam. Io mi limito solo a questo, ma so che il nome della disciplina è molto più lungo, me lo dice lei. Certo, certo. Vovina Vietvodao. Allora, il Vovina è l'arte marziale vietnamita la più praticata in Vietnam e nel mondo. La conosciamo, è arrivata in Italia e in Europa con la guerra del Vietnam. Tanti profughi scappati dalle Vietnam erano maestri di questa disciplina ed hanno aperto scuole in tutto il mondo. Quindi il Vovina, dopo l'apertura delle frontiere in Vietnam dal 2000, ha potuto accedere anche in Europa, i maestri sono entrati praticamente, sono entrati in Europa e organizzano gare, campionati europei e mondiali. Noi come scuola partecipiamo ogni due anni ai campionati del mondo in Vietnam, a Ho Chi Minh. Quest'anno la prima volta si sono svolti il quarto campionato mondiale a Parigi. Come scuola di Vovinam Veneto, assieme alla Federazione Italiana, ho presentato 6 atleti, 24 nazioni partecipanti, sono piazzati con 4 medaglie d'oro e una di bronzo. Allora, è uno sport ovviamente in crescita, perché lo stiamo scoprendo oggi noi, ma sicuramente molto giovane di età. Ecco, vedo che ci sono molte belle ragazze anche che si iscrivono, quindi è dedicato ad ambo i sessi. Sì, certo, certo. In Veneto abbiamo, diciamo, un'utenza di 250 praticanti, tra bambini e adulti. E cosa posso dire? Partecipiamo, organizziamo i campionati regionali, campionati nazionali, europei e mondiali. È una disciplina molto praticata in Vietnam. Prima della guerra, piccola parentesi, veniva insegnata solo ai militari. Sì, non è nel carattere del judo, è uno stile molto armonico, molto acrobatico. Una delle specialità del Vovinam è la presa praticamente al collo con le gambe e proiettare il compagno a terra. Queste si chiamano forbici. Facciamo delle competizioni anche con queste, lavora molto con le armi,
quindi c'è bastone, spada, sciabola, macete, coltello e quant'altro. E una buona parte lo dedica alle tecniche di respirazione di energia interna. Abbiamo un programma che va dal bambino all'anziano. Quindi noi come Bobina teniamo corsi per bambini, ragazzi, adulti e anche della terza età, tecniche di respirazione e energia interna. Allora lei che è responsabile Veneto ci può dire anche dove sono i centri delle province di Padova? Certo. Ecco, noi siamo praticamente di Bassano del Grappa, abbiamo 6 centri tutti dislocati nella zona di Bassano tra il Trevigiano, a Padova siamo presenti a Fontaniva, Bassano, Rosà, che è Mussolente, Semonzo, Cassola. Qualche volta me lo chiedo da solo, ma io posso entrare? Perché chiedo queste cose? Perché di solito non mi negano l'accesso, però ci sono invece dei momenti in cui negano l'accesso a persone e animali. Perché? Beh, perché c'è comunque la credenza che il cane comunque sporchi sempre e dovunque, quando invece molti più proprietari sono attenti ora all'educazione, a dare delle buone regole al cane per la convivenza in società, e iniziamo a vedere anche dei commercianti che iniziano ad avere anche dei negozi pet friendly con dei corner, con la ciotola, con qualche snack, qualche gioco, per cui iniziamo ad avere anche una società pronta ad accogliere anche i cani in realtà diverse che sono quelle prettamente urbane o dei parchi o delle aree cani. Ma i cani abbaiano di solito, parlano in latino, no? Lupus in fabula perché? Allora, lupus in fabula è nato da un'idea di tre ragazze appunto che avevano voglia di mettersi in gioco dopo aver fatto un percorso di studio difficile per diventare educatori cinofili. E Martina, una delle nostre educatrici, ha un cane lupo cecoslovacco, io insegno latino, e Costanza è stata una mia alunna del liceo e quindi Lupus in fabula è venuto così naturalmente, proprio per coniugare il lupo che avevamo in casa e così anche un amore diverso per una terminologia a volte un po' desueta ma sempre attuale. La fabula è la vita e quindi noi dobbiamo essere al tempo con la vita e i cani, cioè i lupi, anche se lo sono in termini ovviamente domesticati, sono parte della nostra vita, nella vita di tutti i giorni. Ecco, la parte dello scherzo di surgi invece di alzati, però scherzando su questo termine e parlando proprio del lupo, del lupo se ne parla a livello favola, è comunque un personaggio tipicamente cattivo, se non nei momenti migliori, è comunque non un nemico dell'uomo, però sicuramente una contropartita classica nel gioco della natura. Ma allora, io potrei citarle San Francesco, no? Allora, i primi amici di San Francesco mentre vagava nelle campagne, no, di Assisi, eccetera, erano proprio lupi. Il lupo è molto simile a noi, cioè quando noi pensiamo al lupo selvatico, quindi al lupo ancestrale, perché proprio il lupo è diventato poi, diventando cane, il migliore amico dell'uomo? Perché ha delle abitudini molto simili alle nostre. È onnivoro, è carnivoro, è un predatore, l'uomo era un predatore. Ci siamo trovati insieme al momento giusto, nel posto giusto dell'evoluzione, della storia, e abbiamo fatto un percorso insieme. Poi ovviamente anche appunto la civiltà ha voluto identificare in termini negativi il lupo, sbagliatissimo. Il lupo tende a stare per conto suo, vive in branco, è un animale sociale, ha attenzione per i propri piccoli, vive degli affetti e delle emozioni. L'abbiamo assolutamente travisato nei suoi comportamenti. Ecco, oggi con questa attività di lupi in fiera, quindi richiamando cane lupo cecoslovacco, cane lupo di Sarlos, cane lupo italiano, per dire che sono delle razze assolutamente compatibili con la vita cittadina, come diceva Tatiana prima, compatibili con i bambini, compatibili con le case. Certo, ci vuole molta attenzione. Un bravo cane ha alle spalle un bravo proprietario e quindi un'educazione fatta insieme,
Noi crediamo veramente molto nell'educazione a casa, in città, nei parchi pubblici, proprio per ripristinare, ecco, un corretto rapporto attraverso un'educazione di tipo gentile, lavorando nell'ottica del rinforzo positivo. Noi siamo la prima risorsa del nostro cane, l'affetto che ha per noi, fa le cose per noi, e quindi il gioco, il boccone, proporgli qualcosa di positivo insieme per poi poter vivere una vita cittadina assolutamente equilibrata e compatibile con le altre persone, con gli spazi, con le situazioni più diverse. Ecco, per un conduttore come me, trovare un conduttore molto più esperto, soprattutto nell'argomento di cui andiamo a parlare adesso, come Fabio Fieravanti, è una grandissima fortuna. Allora, lo troviamo in veste di giudice, è una manifestazione, vediamo animali, vediamo giudizi, cosa è successo? Oggi degli amici hanno voluto dedicare una giornata ai discendenti, ai veri e propri discendenti dei lupi. Infatti questo lupi in fiera è dedicato agli autentici wolf dog, perché sono razze, erano presenti i cani lupi cecoslovacchi, il lupo di Sarlos e il lupo italiano, che sono frutto di un incrocio tutto sommato recente, parliamo di meno di mezzo secolo, tra lupi, il lupo italiano, il lupo di Carpazi e il pastore tedesco. Quindi è una selezione che va ad aumentare forse, ad abbellire la figura del lupo, quello mitologico, adesso lo vediamo più familiare così? Io credo, e l'ho spiegato, che sia in realtà la concretizzazione di un sogno che l'uomo ha sempre avuto di domesticare il selvaggio. Per dargli il senso è la passione che avrebbe l'uomo, per esempio, di avere un leone domestico, si accontenta del gatto. Nel caso del lupo, che non è domesticabile, perché dove ci sono lupi addestrati, per esempio, per la cinematografia, come ce li hanno con i miei amici, sono comunque animali che vanno trattati con molta prudenza nel rapporto con l'umano, perché si innervosiscono facilmente, hanno un limite di stress molto basso. Questi cani, perché sono cani, non questi lupi, questi cani hanno invece delle caratteristiche tali da poter vivere tranquillamente, normalmente, con l'umano, con i bambini, e quindi avere una vita molto, molto umanizzata, e quindi hanno in questo senso realizzato un desiderio atavico dell'uomo di dominare il selvaggio. Ecco, però guardando i tempi come corrono, c'è una piccola provocazione, tentare di animalizzare l'uomo non potrebbe essere un'idea? Ma credo che se l'uomo avesse delle caratteristiche animali e le rispettasse, non distruggerebbe la natura, rispetterebbe di più i suoi simili, curerebbe di più la sua prole, avrebbe un maggior rispetto della sua società, quindi del branco, quindi in questo senso, piuttosto che umanizzare l'uomo, animalizzare, non sarebbe una cattiva idea, mi piace la provocazione. Grazie a Fabio Fieravanti, nelle vesti di giudice e soprattutto di esperto in questa materia, grazie. Grazie a voi.